io passo la parola appunto al maestro di yoga naturopata Pippo Cicicalla generale, che parlerà sull'energia del pensiero nella disciplina dello yoga. Il pensiero ti guarisce, il pensiero ti uccide. Come ho detto all'inizio, noi siamo quello che mangiamo, che beviamo, respiriamo, ma soprattutto quello che pensiamo. Un grandissimo applauso a Pippo Cicicalla. Scusate, tanto tardi, io non sono modesto affatto.
di loro, chi che ha letto il mio libro prego di alzare la mano. Questo mi scoraggia molto. Il mio libro viene scaricato gratuitamente da Google. Scrive il mio nome, solo il mio nome, Pippo Cicilana, punto e a capo, e vedi tutto un libro da leggere. Non so, succo di ciò che ho imparato da questa curva, da leggere bioritmo e tante cose, ma soprattutto ciò che io ho imparato e mi sento commosso nel citarlo da uno spirito guida che interpretato ieri non mi autorizza a fare ancora il suo nome perché non vuole pubblicità. Lo chiamiamo soltanto il beato D.C. Questo libro io volevo scriverlo quando alla fine della mia carriera, il mio insegnamento di yoga, sono fanatico dello yoga, scusate, e invece mi ha detto il beato decido, lo devi scrivere adesso, così qualcuno lo può leggere. E per ben tre volte me l'ha fatto, noi me in casello diciamo la parolaccia, dei rimproveri. Perché aggiungevo altre cose, dico posso dire anche questo? Sì, va bene, ma basta, così è completo. E uno, la seconda volta, guarda, la terza volta, basta, stampalo subito. E io mi sono ma che cosa io dico in questo libro? Un po' la sintesi, non è come aveva guardato il dottor Grande Santo, succo di ciò che io avevo imparato e avevo messo in pratica. Non potevo non dire tutti i benefici che io mi sentivo dentro. A 82 anni ancora io faccio yoga, non solo a parole, no, no, materialmente. Il che vuol dire? Il che vuol dire? È che non trasmetto col cuore in mano. Perché potete fare un'altra? Arrivare a 82 anni in piena salute, vi assicuro che è una cosa molto piacevole. Non per se stessi, per dire guarda che io ho 82 anni, guarda come mi tengo su, perché sarebbe molto mortificante, molto meschino, ma per dire guarda, fai come me e poi arrivare alla mia età così come sono io. Ecco lo scopo del mio libro. E già è gratis, e più è gratis più io ci guadagno. Ma certo, spiritualmente, perché ormai lo capisco perfettamente, anche perché vedo continui approvazioni sempre, poi vi dico chi è questo qua, non faccio nomi. Perché la gioia di trasmettere vuol dire fare del bene. E facendo del bene si cresce spiritualmente. Dopo il dottor Pagliassano, gli altri dottori parleranno oggi, vi parlano della salute del corpo per campare meglio più a voi. Dico bene, giusto? Io mi permetto, sempre sul suggerimento di chi mi aiuta, anche indegnamente, non sono, non merito tutto questo, però ce l'ho e me lo tengo, e me lo tengo caramente.
crescere spiritualmente è lo scopo della vita. Certo che sto bene solo come fare a campare a lungo, ma non campare a lungo per la gioia di stare in salute, no, per la gioia di aiutare gli altri. No, aiutano gli altri con l'esempio. Quando fai così ti trovi bene e crescono spiritualmente. Ripeto, la crescita spirituale è lo scopo della vita. Se non ti avessi un segnatomo, musulmano, induista, buddista, no, no. Mettiamo da parte ciò che purtroppo è stato detto anche da persone molto in alto. Nulla sanus extra ecclesia. Non sono affatto d'accordo. Il grande Moemila ha corretto 4 giorni dopo un'affermazione che avviene blasfema, dicendo la salvezza è alla portata di tutte le persone che si comportano bene. Forse l'avete sentito anche voi in televisione. Io non ho sentito senza. Quindi lasciamo stare la base religiosa che non c'entra niente. La crescita spirituale è in mezzo alle nostre azioni, ai nostri pensieri, a quello che facciamo, a quello che diciamo. Perché noi, ma scusa, non dovreste fare suore e sacerdoti? Perché per rispetto, dove delle varie chiacchierate che ho fatto in pubblico, vedendo il vestito tanale, la suora, il sacerdote, il missionario, mi sono sempre frenato di dire una cosa che qui la sento esplosiva, e pur soffrendo mi sono trattenuto a dirlo. Perché avrei potuto offendere la sensibilità dei religiosi? Questa verità che mi scoppia, la dico prima di sentirmi male, scherzo. È la reincarnazione! È la reincarnazione! A cui pochissimi credono, ma fino al 553 d.C. se ne parlava ancora. Tant'è che tanti che insistevano su questo argomento, Origeni, per fare un nome, venivano eliminati. Perché è un sistema per eliminare quella festività. È fantastico, è uno solo, basta ammazzare. E quello non rompe più. Non mi pare un sistema molto religioso, non è vero? Il mio spirito guida non è mio, è in prestito. Mia figlia, lavorando per gli amici, una di queste più vicina, più carina, più simpatica, più buona, ti devo dire una cosa molto importante. Titti, Maria Concetta, la chiamiamo Titti, anche gli amici, mettiamola così. Sì, guarda, che tuo papà è stato anche mio papà. Mia figlia che è timida più di me è diventata più rossa di quel maglione. Sì, no, non adesso, 400 anni fa. E lei era la settima dei miei figli. Oggi ne ho 6, quindi sono come numero mio, ci vado vicino. E perché mi dici questo? Perché lo spirito guida, il beato di G, è suo, è di questa Rodi, di questo Roberto, non è il mio, il quale ha detto alla Beniamina, alla fortunata che lo ha incarnato, cioè è dentro, non deve andare in trance e poi parlare con una voce strana, no, no, lui lo ha accanto sempre, ha paura, ci può vedere.
degli amici, motivi di salute, motivi religiosi. Io telefono alla mia ex figlia, la mia settima figlia, e scopro il problema e con una voce strana, con una proprietà del linguaggio che non è di Roberto, assolutamente. Lei, aspetta un attimo, 2 secondi, e risponde con le parole dello Spirito di Dio. Ma perché mi ha cercato questo Spirito di Dio? Ora io non so quali meriti ho avuto nelle altre vite, perché ancora non sono in condizione di ricordarlo. E piano piano ci sto arrivando. Non voglio dire quanto sono bravo, che già ho una sensazione particolare quella. Noi tutti abbiamo un percorso. Tutto ciò che avviene non è per caso. Il caso non esiste. Parlare di caso è un errore. Tutto è nel disegno. Tutto è già nella nostra volontà. Ma che sono scelto io per la malattia? Mi muore un figlio, ma un incidente, ma che se, sarei pazzo io a stabilire questo. Tutto è nel disegno, perché attraverso quel dolore, quello sconforto, quel lutto, noi impariamo e ci miglioriamo per andare avanti. Ma voi stavate tanto più male quanto più sempre.
maniera naturale. Questo è un esempio molto banale, molto pratico, concreto, su cui credo non si possa discutere. Quando io dico che con la mia mente io posso a lui trasmettere energia, oh, attenzione, ma vado fuori dal seminato, addirittura conoscendo un suo male interno, io procuro alle cellule di quell'organo un po' di energia di salute. Diciamo, visto, è pazzo, lei qui siamo in un manicomio, non hanno permesso a questi generali di venire qua a indottrinarci di sciocchezze.
piano sonato. Daranno piano sonato. Naturalmente a me fanno di parlare, a me fanno di parlare con gente che mi segue da anni. Qui per esempio io ho alunni che mi seguono da 30 anni, 25, 28, diciamo lì. E ora sono dei maestri. Ma che maestri? Ecco la mia gioia, ho seminato e ho prodotto. Questo deve essere lo scopo della vita di ognuno di noi. Fare del bene, perché questo bene continui, che sia semenza per alberi e poi frutto e salita, eccetera, eccetera. Così si fa più fretta in paradiso. Yeah.
suicida, non ci crede. Chi è il CIDAP? Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale. Chi c'è dentro il CIDAP? Fondato da Piero Angela nel 1989. Con quale scopo? Sentite, lo scopo è di un'eleganza straordinaria, con lo scopo di favorire la diffusione del metodo scientifico e dello spirito critico, ovvero di svolgere un'opera di educazione alla razionalità. Morale, tutto ciò che non è razionale non è, non esiste. Io al CIDAP mando tutte le benedizioni del mondo, perché è un organismo di grande valore, perché ferma quei delinquenti che si chiamano CU e rovinano, rubano a tanta gente che per ignoranza, per bisogno, si affidano a questi delinquenti. Ma che è il vero culo? Quando perlomeno mi chiamano maestro, a me non piace. Quando i miei amici di yoga mi chiamano maestro, a me non piace. Perché ormai io sono entrato in un ordine di idee in cui il maestro è un santo. Nello yoga il culo è un santo. È uno che ha trovato un'elevazione spirituale enorme. E io non sono a quel livello, scusate. Lo ripeto, quindi chiamarmi maestro è come un incensamento che non merito, che non merito. Tony, va bene il tono? Va bene il tono, c'è in fondo quel giovanotto in piedi? Meno male. La mia voce arriva da femmina? Non me ne frega niente. Allora, andiamo avanti. Grazie.
della salute dell'anima. E beh, tanta salute del corpo, vediamo anche un po' di salute dell'anima, no? Non basta mica. Se ci sono domande, fatele pure, alzate le mani che vi porteremo il microfono. Grazie. Mi metto vicino qui all'altoparlante, perché drammi arrivano, ci sento ancora, però quando c'è un rimbombo, allora nelle mie orecchie io ho come un'onda, un tuono. Quindi non sento bene. Quando ho parlato il dottore prima di me, a me non ho dovuto mal di testa. Mal di testa. Adesso metto qua per sentire quello che viene dal Signore. Avanti. Buongiorno e buongiorno a tutti presenti. Allora, un motivo più particolare per il quale ho fatto il suo discorso è che pur essendo qui in una giornata dove si parla di igienismo e salute per il corpo, la prima idea che mi ha fatto intraprendere una vita da vegetariano, poi vegano, è stato l'amore per gli animali e non volermi uccidere per potersi. Quindi ho apprezzato molto il suo discorso anche per questo motivo qua. E presumo che per molti la prima spinta sia questa, e poi arriva anche un discorso igienista per la salute di tutto quanto. Quindi lei ha parlato anche di anima, di spirito, di salute dell'anima, di yoga, e quindi io mi chiedevo come è riuscito a coniugare nella sua vita tutto questo con una carriera da militare, con i rigori e i significati che stanno dietro alla vita da militare. Grazie. Bella domanda, bellissima domanda. Adesso poi ho sentito benissimo le parole, non lì no, perché c'era questo disturbo, ma attimento che si chiama scientificamente. Sta domanda vado a fare tutti gli allievi di yoga. Dopo un po' che capisco che sono un po' tenerumbre, tenerello. Siccome che tu hai fatto il generale, hai comandato, qual hai dato ordine, hai punito. E ora vieni qua a fare il buono con noi. La mia vita militare, tu guarda anche da Carmelo, Carmelo era con me militare allo stesso tempo e nello stesso comando brigata. La mia vita militare è stata, l'ho detto prima però, e lo ripeto, è stato il piacere di trasmettere. L'ho detto a 6 figli, l'ho detto, forse non avete perso. Quando ho detto che 400 anni fa avevo 7 figli, ora ne ho 6, dicono che l'ho mantenuto. Il piacere di trasmettere, man mano che io imparavo con i miei figli, lo trasmettevo a tanti altri figli di mamma, un po' più grande, della stessa età dei miei figli. Quindi la gioia di trasmettere ad altri ciò che la vita mi insegnava. Non è stata facile la mia vita. Io ho avuto 20 trasferimenti. Non vi dico la roba che sono pieno di trasferimenti. E lo stipendio di tenente, di capitano, non mi permetteva di rinnovare i mobili. Quando da Catania, Messina, siamo andati a Trieste, la gente siciliana era un'offesa. Tant'è che mi hanno bruciato i figli in blocco. E questo più volte nei vari trasferimenti. Ma tutte queste sofferenze mi hanno arricchito. Ogni fatto, ho detto prima, che mi spiace, è una causa, è un motivo di crescita. Non è che noi abbiamo a rompere la testa a fare l'incidente, dicevo prima, ma quel fatto negativo ci insegna qualcosa. Le cose buone che vanno sempre bene non ci insegnano niente, si impara solo dalle negatività, che non vogliamo, ci capita,
Veda. Qualsiasi idea o progetto di idea è insita nella vostra energia all'interno del vostro cervello. Questa poi crea delle immagini che sono immagini virtuali, le quali tendono a scendere nella materia per formare l'oggettivazione del programma virtuale che voi avete immaginato. Un progetto di una casa, voi lo ideate nella vostra mente, è un progetto virtuale ancora nel mondo del cielo del pensiero. Quando questo si oggettivizza, cioè si rende casa fatta di mattoni, voi avete creato un vostro desiderio. Ma questo vale per qualsiasi cosa, vale per la salute e vale per la malattia. Voi vi autocreate la malattia per poter risolvere il problema della malattia stessa. Infatti la malattia è l'unico metodo che la natura ha inventato, dire il cosiddetto infinito, alcuni lo chiamano Dio, io lo chiamo infinito perché non gli do un nome, e perché non è definibile se infinito, quando si identifica nell'oggettivazione abbiamo la certezza che siamo dei creatori e noi creiamo proprio per imparare attraverso il dolore qual è la strada da recuperare per poter rinascere a nuova vita. Allora è una benedizione la malattia. La stessa parola male nell'antichità significava semplicemente un bene potenziale. Questo per darvi qualche informazione in materia di che cos'è il pensiero, che cos'è l'idea e cos'è la fisica quantistica. Fisica quantistica non è nient'altro che la riscoperta del pensiero filosofico degli antichi. Chiedo scusa, domande per Pippo Cicerano. Abbiamo ancora due tre domande. Pippo, a disposizione. Ce ne sono? Stavi dicendo appunto del potere del pensiero e l'energia che sta dietro al pensiero per la nostra crescita spirituale. Potresti dire qualcosa di più anche della responsabilità che abbiamo come individui e del pensiero collettivo che si crea, quindi anche il bene della spiritualità proprio per tutti gli esseri sulla terra, quindi come il benessere di uno poi nell'ologramma del tutto siamo tutti connessi. La mia giornata, con ora per
parlo per me. Terminava con questo suggerimento. Ovviamente nel libro, vi prego di leggerlo, pigliate le cose che vi interessano da una parte all'altra, nell'indice, vedete, l'argomento che interessa, leggete quello. La parte più importante del mio libro si chiama Mercato. Sono tre parole complete. Mero un'energia dell'antico Egitto, una luce che è rimasta per tanto tempo e non si capiva il perché. Ca è la nostra energia spirituale che abbiamo dentro, volere o non volere ce l'abbiamo, si accende, ci si pregove, non ha importanza. E vale è forza fisica, perché se tu hai la forza fisica, il tuo corpo muore, non hai niente di tutto il resto. E questa verga va, che va fatta ogni giorno, assumendo delle posizioni particolari, stiamo mudra. Le mani giunte nella preghiera sono in mudra, le mani rivolte verso l'alto, nel Padre nostro, che prima non c'era, io dico, è stato messo da poco. La posizione dello yoga in questo modo, l'indice che va al pollice, è un mudra. Così il mudra. Il mudra è un segno, una parola che esprime grande energia. Se tu la correggi, allora il mio spirito vada verso lo spirito assoluto. Io cerco Dio. Io voglio ritornare a Dio. Io voglio ritornare al Creatore. Se io penso questo, è un mudra. Ci faccio così perché mi viene perdito il niente. Nel Vedana io spiego come fare attraverso il respiro. Cos'è il respiro? L'assorbimento? No, il respiro passa attraverso il respiro. E quale sono tre? Dico bene, dottore, uno passa, uno ci andrà, uno altro. Se tu fai passare quest'aria attraverso il canale alto, quello che tocca i nervi sensibili dell'olfatto, per cui tu puoi. Che puzzo, che odore, che profumo. Quindi tu usi un canale per analizzare l'odore. Lo stesso canale ti fa entrare prana, che è prana. L'energia qua ce n'è una montagna, proprio perché tutti voi esprimete energia. Quindi io la trovo di qua, io forse galleggerò, perché sono carico del vostro bene, della vostra energia, che stimando tantina, pochettina, io non lo so. Se qualcuno di voi, vabbè, forse non l'hai superato, ma quando io parlavo pensavo, chi è sto cretino? Quello avrebbe galleggiato attorno a sé, almeno una ventina di persone. Avrebbe distrutto l'energia di chi mi stava attorno. Questo Vergano è spiegato bene nel libro, va fatto con le posizioni soffiando eccetera. Cioè si immagina di stare dentro un tetraedro con la punta rivolta in alto e i piedi dentro l'altro tetraedro. Va bene? Quando tu riempi queste tetraedre di energia, come lo leggerete? E poi ne manca nella pancia, alla testa dello stomaco. E poi attorno a tutta questa struttura tu crei un pallone e lo riempi in questo modo. Con un gran pro, l'energia entra verso la tua alta per assorbire prana. Tu crei una sfera grande di energia che poi continua ad alimentare per altre tre volte. È tutto un fatto di numeri anche. Tutto questo è fermo nello stomaco. All'altezza dell'ombelico, i tetraedri, il pallone, la sfera esterna, che poi tu con grande forza, che pigli ancora, come dire mamma, spiego che c'è la faccia, e sputando l'aria tutto, fai un singhiozzo da portare questa energia al centro del cuore. Chi ha provato dopo qualche tempo, tu senti un boom nel cuore, e che sta? La tua energia che è questa. Quando tu hai creato tutto questo popolo, va bene, soffiando, tu crei un disco di energia attorno a te, del diametro 17 metri, sul quale
morti spiritualmente e lo spirito, notate, non occupa spazio. Quindi su tutto questo disco potete tutte le persone a cui vuoi bene, man mano fai questo esercizio, il numero delle persone aumenta, perché tu diventi più buono. E gente che prima era abitata, non è più abitata, ma com'è possibile? Te lo posso giurare, te lo scrivo davanti a un notario. Non è più abitata, perché non lo so, perché sei migliorato dentro. Questo è il segno che tu stai crescendo. Che nessuno più è abitato, né per televisione, né per quello, né per l'altro, lo facciamo. Allora, caspita, sto migliorando, e questo ti dà gioia per continuare, perché ti fortifica e mette più impegno. Leggete quel libro. Ecco, la parte della mia parte è un po' difficile un film, fatto con la mia figlioccia, giù, a Siracusa. Dice sempre qui, come devi spiegare un po' quale mi ha dovuto spiegare. Non è facilissimo. Io sarei felicissimo di sentire da te per idee, Pippo, qui non ho capito. Ah, io da una gioia non mangio per 4 giorni e ti rispondo.